Dopo aver completato le sue famose 12 fatiche, Ercole fu finalmente liberato dal servizio che doveva rendere al re Euristeo. Poteva quindi seguire la strada che preferiva. Tra i suoi piani intendeva vendicarsi del re Laomedonte di Troia, che lo aveva umiliato non pagando il servizio che l'eroe aveva reso al re troiano quando aveva salvato la figlia del monarca da un mostro marino. Per questa missione chiamò un gruppo di eroi, tra cui Peleo, padre di Achille, e Telamone, padre di Aiace. Ercole guidò una flotta di oltre 10 navi da guerra verso Troia. Ercole e gli uomini combatterono contro i troiani sulle spiagge di Ilion. I troiani erano guidati dal re Laomedonte in persona. Il re di Troia, vedendo che la vittoria contro Ercole era impossibile, cercò di ritirarsi nella città di Troia. Ercole impedì che le porte di Troia si chiudessero e prese d'assalto la città con i suoi uomini. Telamone avanzò per le strade della città con un coraggio straordinario, affrontando da solo decine di troiani. Per la prima volta, Ercole vide un uomo più coraggioso di lui e ne fu geloso. Telamone corse verso il palazzo reale per conquistare la città, ma Ercole lo inseguì furioso perché sentiva che la gloria gli sfuggiva. Telamone, accortosi della crescente rabbia di Ercole e reduce da altri episodi di ira sfrenata del figlio di Zeus, si accovacciò e iniziò a raccogliere pietre da terra. Ercole chiese perché lo stesse facendo e Telamone rispose che stava raccogliendo pietre per costruire una statua in onore dell'eroe. Ercole rimase sconcertato dalla risposta e capì l'errore del suo atteggiamento invidioso. Ercole uccise il re Laomedonte con un colpo d'arco e iniziò a saccheggiare la città. L'eroe diede a Telamone la principessa Esione come schiava e decise di farla diventare sua moglie. Telamone le disse che poteva scegliere uno schiavo tra i nobili troiani per servirla. Lei scelse suo fratello Podarces. In futuro questo ragazzo sarebbe stato salvato per combattere per il trono che apparteneva a suo padre. Sarebbe diventato noto come Priamo, che significa il salvato. L'impresa di Ercole di invadere Troia accrebbe ulteriormente la fama dell'eroe, che era già nota oltre i confini del mondo greco.